Eccoci qua, accogliamo Alex. Ciao, buon pomeriggio, carissimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Potenza. Ciao, ciao. Benissimo, allora, questo appuntamento tanto atteso perché tu hai riscosso un successo inaspettato, fammi passare questo termine, perché la tua canzone è stata richiesta, hanno ballato, addirittura in studio alcuni speaker si sono divertiti. Allora, voglio ribadire che questo brano è stato, è uscito un po' di tempo fa, non tanto però sta avendo successo anche se è passato qualche mesetto, o sbaglio Alex? È uscito, purtroppo per tutti noi, il 4 di marzo, cioè 5 giorni prima della prima, ordinanza restrittiva di tutti noi per il Covid. Doveva essere già in tutte le sale, sulle radio, un po' ovunque dovrebbe essere. È ovvio che Radio Potenza è stato il boom e siamo contentissimi. Sì, sì, sì. Però volevamo essere in live in questo periodo. Ecco, vedi. Questa cosa mi rattrista molto, perché se hai avuto un exploit quando c'è stato il Covid, immaginiamo un po' quando la situazione era molto molto più tranquilla, eventi, situazioni molto importanti. il produttore dice, se però deve succedere tutto questo, che tu devi passare in radio e fare i live, fermiamoci. Gli ho detto non lo so, non c'entro nulla io non c'entro nulla, gli ho detto. Lui mi fa: hai creato una pandemia. Gli ho detto: ma speriamo che sia un pochettino più. Tant'è vero che poi è uscito il Maledico, la mia poesia, durante il Covid, perché abbiamo avuto un po' di preoccupazioni tutti, però stiamo lavorando, Alberto. Sì, 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 ma molto molto bello. E addirittura io ho notato che questo brano ha suscitato scalpore anche nei giovani, perché io non ho avuto modo di inviarti alcuni TikTok che hanno fatto con la tua canzone, ma non è che sta su TikTok, è che loro se la sono improvvisata. se riesco te la giro. Allora, sì, ho saputo. Passiamo un attimino a un qualcosa che saranno i tuoi progetti futuri, perché so che c'è altro, certo, in ballo oltre che Baciatero. Sì. Allora, guarda, stiamo lavorando a un reggaeton che parla prettamente della riapertura di tutto ciò che ci è stato negato. Quindi prettamente una canzone estiva, e quindi dice: finalmente si parte con l'estate alle porte, altre cose, non vi aggiungo altro. Un pezzo un po' particolare, dove comunque fanno parte sempre del brano ovviamente le ragazze che hanno partecipato a Baciatero, perché abbiamo visto che è un gruppo che comunque funziona bene. Sì. Quindi è sempre un reggaeton, e c'è un pezzo melodico, neomelodico, scusami, che sicuramente stiamo aspettando l'ok per un neomelodico molto conosciuto che dovrebbe farlo insieme a me. Bene, e quindi come vedi Alex Perry si... Alla grande. Quindi poi sicuramente sarà la prima uscita qui su Potenza Centrale, perché noi a parte tutto abbiamo anche un legame con il neomelodico non indifferente. Bravissimo. Perché siamo una radio che viene dal 1976, quindi immagina un po' tu quanto abbiamo fatto per tutti. Allora, non per dirti, ma sono nato nel 1976. Mamma mia, che notizia oggi! Io non ricordavo se era 76 o 77, guarda Alex. 76, 8 maggio, e ti annuncio, te lo dico per primo, nessuno lo sa, che un famoso giornale di gossip uscirà con una mia pagina entro, speriamo, l'8 maggio. Quindi in questi giorni stiamo facendo il servizio. Parleremo un po' di tutto e anche di voi, dove comunque io sono stato efficiente, sono stato comunque ovviamente passato in radio, sono stato preso un po' sotto le grandi braccia di Radio Potenza Centrale, che come vedi ha avuto il suo frutto. Grazie, noi siamo felicissimi di questa tua, c'è stato, non è che voglio fare il modesto, il mio zampino a sbattere sempre di più questa canzone, a far capire che vale davvero, quindi è stato... Sì, noi gli ascoltatori non tutti lo sanno, però tra virgolette siamo cresciuti insieme. Sì. Nella famosa Campo Maggiore, Campus, ragazzi. Maior Campo Maior City la chiamavo io, e magari quando partivo. Tu lo sai che Campo Maggiore siamo un popolo di persone pigre e hanno vergogna a scrivere, e ho visto che Rosa Lauciello, te la ricordi Rosa, ha scritto subito: sosteniamo il nostro paesano, forza Alex. Ragazzi, vi ricordate tutti Arnold grande. ti ricordi quel motorino rosso là? Cioè, è sparito. ragazzi, cioè, chi conosce quella storia del motorino e quando si è rotto il motorino cosa disse mio nonno, è la battuta della storia, ragazzi. Ma la puoi dire? Non posso dirla, no. Io me la ricordo, però io arrivai da mio nonno dicendo: nonno, il motorino non è rotto,
il motorino c'ha solo la marmitta intasata, si aggiusta, risponde mio nonno. Alessà, si aggiusta la festa tu. Beh, ragazzi, c'è un paese che rideva con ciò. Ma sono quei momenti che non puoi cancellare con anima, perché i nonni non ci sono più. Bravo, non vengo da diversi anni, non vedo l'ora di muovermi per venire a Potenza da voi e ovviamente andare a trovare parenti, amici. E sì, poi altri ce ne sono da noi a Torino, fortunatamente, quindi ci sentiamo, magari con qualcuno ci si è anche visto. La è ovvio che siamo cresciuti in un bel paese. Bello. Poi la Basilicata e poi credo anche la Calabria, che tu sei anche mezzo e mezzo, sono delle terre straordinarie. Sì. Di Tropea. Bella Tropea. Noi siamo stati l'anno scorso con la radio, immagino un po', abbiamo fatto un viaggio, che noi organizziamo sempre i viaggi con i nostri radioascoltatori, siamo andati a Tropea. Fantastico, dai che si riaprono i live, ragazzi. Bello. Ci divertiamo. C'era in progetto qualcosina, però purtroppo. Ma noi, se stiamo sempre sul pezzo, come si suol dire, vedi che faremo belle cose, davvero. Se uno poi si ferma, basta l'impegno. Se si ferma uno, poi vola via tutto. Mi ricordo che io a Campomaggiore feci anche una serata dedicata poco prima del San Rocco, un po' di tempo fa, dove ci fu una carissima ragazza di Campomaggiore che mi aiutò a sostenere la serata. Feci una serata dove feci un po' di karaoke, io feci 10 canzoni su tutta la piazza, all'inizio, diciamo, della mia carriera. Sto parlando di una decina di anni fa, 10 o 12 anni fa. Poi la carriera è andata avanti, adesso è iniziata la discografia come autore e cantautore, quindi adesso stiamo facendo cose grosse. Ottimo. Immagina che oggi mia mamma, quando ha visto in giro il post, che io su WhatsApp l'ho mandato un po' anche a qualcuno, ha detto: ma questo qui Alessandro, il tuo amico, ha detto: cavolo, è diventato famoso. è diventato famoso. Ci stiamo impegnando, perché bisogna lavorare bene seriamente, soprattutto perché partiamo dal presupposto che Baciatero, io sono stato a Vietri quest'estate a presentare Tequila Boom Boom. Una di quelle serate di Vietri mi misi a casa da solo, perché ero da solo, a scrivere Baciatero. Baciatero è stata presentata a settembre, per la quale è uscita alla fine di gennaio. E poi a marzo l'abbiamo presentata, quindi ci sono tante ore di lavoro, ragazzi. Dietro ai pezzi che devono valere qualcosa, sicuramente. Bene. Alex, l'impegno. L'impegno ce ne vuole tanto, davvero. Ti stavo dicendo che questa cosa ti renderà veramente felice. Ti stanno ascoltando anche dalla Puglia, e ci scrive Francesco da Statte, in provincia di Taranto. Dice: grande Alex, io ho ascoltato sempre su Radio Potenza Centrale, è una canzone che ti fa venire la voglia davvero di ballare, la possiamo ascoltare di nuovo? Allora, appena finiamo l'intervista, dalla regia ci manderanno di nuovo. Intanto lo salutiamo anche lui. Ragazzi, grazie, perché proprio grazie a voi, persone come me che comunque partono da zero, perché ragazzi siamo partiti un po' da zero, hanno la possibilità di essere conosciuti o perlomeno di essere ascoltati, perché secondo me se qualcuno ne vale la pena è giusto. Quindi ringrazio loro e dei vostri carissimi ascoltatori, e tu sai benissimo chi, tra cui Mona Davide, che almeno una volta al giorno mi posta ovunque. Addirittura, non lo sapevo sta cosa. Davide, Vito Grammone, cioè io non mi posso ricordare tutti, ma ce ne sono tanti che ogni tanto mi scrivono qualcosa. Ti stiamo postando, stiamo ascoltando Baciatero, siete fantastici. Allora, ragazzi, Alex, facciamo una cosa: appena si sistema tutto, organizzo io una serata con loro a Pietra Pertosa, in un locale che sta lì. Facciamo quando vuoi, non vedo l'ora, tra cui Pietra Pertosa è un altro locale, un posto fantastico, quindi bello. Quando volete, ragazzi, lo sapete che io sono uno di voi e lo sapete benissimo, quindi si può fare tutto. Allora, ricordiamo che questa puntata, l'intervista, potete riascoltarla domani con un podcast sul nostro canale YouTube. E a questo punto salutiamo Alex e ci salutiamo con Baciatero, che è stata anche richiesta da Francesco da Statte. Ciao Alex. Ok, saluti a tutti, buona giornata. Ciao caro, a presto, ciao. Ciao.